Certo che è stato un grosso danno, ma tutti insieme hanno fatto perdere qualcosa come 11 miliardi di euro ai risparmiatori italiani e qualcosa anche agli stranieri. Ebbene, ogni anno i fondi comuni, le gestioni e la previdenza privata raschiano via qualcosa come 20 miliardi di euro agli italiani. 20 miliardi di euro sono 40 mila miliardi di lire, cioè una piccola finanziaria ogni anno. Cioè non è vero che in Italia non c'è la patrimoniale, dice non c'è la patrimoniale, arriva le sinistre, metterà la patrimoniale, magari la metterà anche Berlusconi se vince perché la patrimoniale bisogna prendere soldi in qualche modo, non è vero che non c'è patrimoniale, in Italia c'è la patrimoniale, peccato che la patrimoniale sui risparmi vada nelle tasche non del tesoro, ma vada nelle tasche delle banche, dei fondi comuni e delle compagnie di assicurazione. Peraltro le mie critiche al risparmio gestito sono suffragate da una fonte molto più autorevole di me, cioè dall'Ufficio Studi di Mediobanca, diretto da Fulvio Coltorti, che è una persona a cui i risparmiatori italiani dovrebbero erigere un monumento, perché è una dozzina d'anni che l'Ufficio Studi di Mediobanca fa uscire un'indagine dove dimostra che di regola, anno dopo anno, i fondi comuni fanno ottenere meno che i bot, cioè fanno ottenere meno che il più semplice, più sicuro, più comune, più immediato investimento alla portata di tutti. Una delle tante frottole che vengono raccontate sui fondi comuni è che i fondi comuni siano trasparenti. È vero il contrario. Uno non sa nei fondi comuni quali titoli possiede, a che prezzo sono stati comprati, quando sono venduti, non sa a che prezzo sono stati venduti. È come se questo non bastasse. Da alcuni anni hanno inventato le GPF, gestione di patrimoni in fondi, per cui gli spostano anche i fondi che ha al suo interno, non sa neanche quali sono i fondi che ha, oltre a non sapere i titoli che ha. E nel torbido è facile pescare i pesci grossi, cioè portare via molti soldi ai risparmiatori italiani. Il discorso della banca è un discorso complesso, perché, poveretti, si può dire anche che hanno un problema i proprietari delle banche, gli amministratori delegati, i presidenti, cioè il problema sono gli stipendi, nel senso che stipendi dall'usciere all'amministratore delegato delle banche italiane sono effettivamente alti. Cosa vuol dire alti? Vuol dire che è vero che la fonte è Assicredito, cioè la fonte è l'associazione di categoria delle aziende di credito, però risulta che mentre nel resto dell'Europa i dipendenti di banca hanno mediamente stipendi che sono circa un 10-15% più degli impiegati amministrativi in genere, e questo sarebbe dovuto al fatto che comunque è un lavoro più delicato e quindi tutto sommato l'impiegato della banca è logico che sia pagato di più di un contabile di qualunque aziendina. In Italia gli impiegati di banca hanno stipendi medi che sono qualcosa, cioè il peso dello stipendio, che sono qualcosa, gli stipendi medi che sono qualcosa come un 50% più degli stipendi medi degli impiegati in generale. Quindi o si suppone che gli impiegati di banca italiani sono molto più bravi di quelli del resto dell'Europa e quindi è giusto che siano pagati, logico che siano pagati di più, o c'è un'altra spiegazione, e l'altra spiegazione potrebbe essere che le banche sono state per decenni aziende pubbliche dove il politico locale di turno o non locale faceva assumere tutti quelli che voleva e li premiava, premiava la sua clientela a carico del sistema Italia. Fino a oltre 20 anni fa, fino all'inizio degli anni 80, l'impiegato di banca non aveva interesse a consigliare un titolo di Stato oppure un altro, un'azione, un'obbligazione. Come un agente di cambio guadagnava le commissioni sulla compravendita, ma non aveva interesse a spingere verso niente di per sé, salvo al massimo le obbligazioni della banca. Adesso l'impiegato di banca è diventato un venditore che è messo lì, a volte anche contro la sua volontà, contro la sua voglia, contro le sue preferenze, a fare il venditore dei prodotti delle banche. E vale un principio nel campo finanziario che il prodotto è tanto più conveniente per chi lo vende quanto è peggiore per chi lo acquista. Quindi viene spinto a vendere i prodotti peggiori, per esempio la previdenza integrativa, dove c'è più margine per la banca e dove è maggiore il danno ed è minore la trasparenza per il cliente.
i discorsi fatti, le critiche ai pericoli del risparmio gestito ci sono e sono ancora peggiori per la previdenza integrativa o previdenza privata. Sono anche peggiori per il fatto che riguarda gente che non ha grossi patrimoni da parte, quindi, poveretti, uno rischia veramente di avere pochi soldi durante la vita, mettere da parte con fatica e trovarsi poi con piccole grandi fregature. I difetti della previdenza integrativa o in generale della previdenza privata sono fondamentalmente tre. Primo, la compagnia di assicurazioni può fallire, non subito, però a lungo termine la compagnia di assicurazioni può fallire e non esiste un fondo di garanzia per la previdenza integrativa. Secondo, il pericolo, anzi, la certezza di ottenere di meno rispetto a quanto uno otterrebbe risparmiando e investendo da soli per conto suo i propri risparmi. Terzo, il pericolo di trovarsi con un pugno di mosche perché tutte le forme di previdenza integrativa attualmente proposte non garantiscono nulla o quasi nulla in termini di potere d'acquisto. E capitò già negli anni 70 che chi aveva messo soldi in compagnia di assicurazioni per farsi una pensione integrativa si trovò ad avere perso dopo 20 anni il 90% in potere d'acquisto di quanto aveva messo da parte. In Italia nel risparmio e la stampa economica, la stampa economica sia i quotidiani economici, sia gli inserti di economia, di risparmio dei quotidiani nazionali, sia quelli locali, sia le rubriche di economia nei settimanali femminili. Cioè, di regola, gli articoli sono tutti articoli celebrativi nei confronti del risparmio gestito, dei fondi comuni, della previdenza privata, tutti articoli elogiativi, tutti articoli pieni di applausi, di ammiccamenti, di consigli per gli acquisti. E poi c'è un'altra cosa, sono pieni di errori, come ho anche documentato io più volte, senza mai essere stato querelato, e questi errori sono errori sempre in una sola direzione, cioè negli errori numerici nei confronti appare sempre sbagliato. Se c'è un errore, l'errore fa sempre apparire il fondo comune o la polizza previdenziale migliore di quella che è, mai al contrario, curioso, errori sempre in una sola direzione. Qual è la causa di questo? La pigrizia, la connivenza e la ruberia vera e propria. La pigrizia, nel senso che è comodo quando c'è un prodotto complicato, come certe formule previdenziali, unit linked, eccetera, prendere la velina che arriva all'ufficio stampa e copiarla. Poi la connivenza con la pubblicità, perché se gli articoli sono tutti elogiativi, certamente a chi vende pubblicità per il giornale la strada è aperta per ottenere spazi, per vendere spazi pubblicitari che si intercalati a quegli articoli lì, e in terzo ci sono anche chiaramente dei casi di ruberie, certo difficilmente approvabili, oppure di strani giornalisti che vengono pagati, strapagati per andare a parlare mezz'oretta ad una convention di agenti, eccetera. Quindi questi sono i tre motivi che spiegano perché il livello della stampa economica italiana non è basso, bensì infimo.